abbiamo cercato di passarli davanti per guardare nei garage, per vedere se c'era vita, se c'era qualcuno. E abbiamo visto che lì era come, guarda, lo dico sempre, come nel forno di un fornaio, di un pizzaiolo, c'erano le fiamme. Per cui dopo un bel po' che siamo stati dietro, d'accordo con la capitaneria, abbiamo detto, guardate, qui non si butta più nessuno. Andiamo a cercare la corrente se si sono buttati prima. Ma la capitaneria... Noi siamo sempre stati in contatto con la capitaneria. Ma sempre in quel momento, nel momento in cui resti a bordo per te, che era il Moby Prince. Sì, sì, sì. Ma sempre allora, dicono, non sì, sapeva sì, prima. No, no, non si riconosceva fra fiamme, fumo e concitazione. Si distingueva comunque da una bettolina. No, 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 no. Non si... Guarda, io l'ho ormeggiata mille volte, però non la riconoscevo. Ma da una bettolina, dico, per dimensione, si riconosceva, no? Sì. Dalle dimensioni sì, una volta vicini sì, però io sotto la nave guardando dagli oblò non capivo che nave era. Quando ho preso il Bertrand ho detto, ma come si chiama la nave? E Bertrand mi ha detto, è il Moby Prince. Allora ho dato l'allarme, è il Moby Prince. No, non si riconosceva, era completamente diversa la figura della nave in quello stato lì. Senza, una domanda, ma lei ha detto, era in contatto con la capitaneria, lei lo sa benissimo perché... In questi anni si è discusso molto sul fatto che la capitaneria non abbia coordinato i soccorsi, ma a voi venivano dati degli ordini? Certo che sì, sì, sì. Da chi? Dalla capitaneria, dal centro comando. Tanto è vero che una volta siamo andati a corrente per vedere se si trovava qualcuno e si era buttato prima, abbiamo trovato un pezzo di scialuppa del Moby Prince mezzo in fiamme, l'abbiamo comunicato e la capitaneria ci ha detto ok, rimorchiatela in porto. Ormai era alle 4, l'abbiamo riportata davanti al molo della capitaneria, l'abbiamo legata e per nulla serata si è chiusa lì, ma era la capitaneria che ce l'ha detto, quindi la capitaneria c'era. Ecco, gli altri colleghi sulle altre parti vi hanno detto la stessa cosa, anche loro hanno ricevuto ordini, hanno... Chi, quali altri colleghi? No, vigili del fuoco, piloti, tutti quelli che sono andati in mare. No, noi eravamo, ci avevamo due radio, una di Mauro Valli che era... contatto con la capitaneria, io ero a girare, sentivo l'avvisatore, sentivo gli altri. Tant'è vero che quando eravamo lì all'Agip ho sentito un rimorchiatore che diceva all'altro, stai attento, sta venendo da dritta una nave senza comando. Io capivo di per lì cosa. Ho alzato le occhi e si è rivisto arrivare sulla scena il Moby Prince. Secondo lei? Ci sono stati i soccorsi stati coordinati prima verso l'Agip Abruzzo e poi è passata più di un'ora prima che qualcuno si avvicinasse dopo di voi al Moby Prince. Ma allora, noi eravamo, come ho detto, sotto l'Agip e stavamo parlando, un collega parlava con il comandante, diceva venite che mi prendiamo, e accanto c'erano almeno due rimorchiatori. Noi abbiamo visto il Moby Prince e si è detto tanto vi. Qualcuno c'è e abbiamo cominciato a rincorrerlo. Ma c'era nebbia o solo fumo? C'era sicuramente fumo, sicuramente vapore acqueo, ma c'era anche banchi di nebbia, quindi c'è chi l'ha visto e chi non l'ha visto, perché c'erano i banchi di nebbia. Io sono uscito dal porto tranquillamente, il pilota dopo di me, dopo pochi minuti, è arrivato il banco, non riuscivo a uscire dal porto, quindi chi dice c'era ha ragione, chi dice non c'era, non è entrato nel banco ha ragione anche lui. Lei quando entrò in servizio quella sera quando entrò in servizio a che ora verso? Ma noi la sera si entra un quarto alle 7. Ecco, in quel momento la situazione del porto com'era? Cioè, c'era normale? Bellissimo. Essendoci banchi nebbia, non c'era né vento, non c'era mare mosso, non c'era. Quante navi c'erano?